cari amici, benvenuti all'Opera del Lunedì. L'opera di cui vorrei parlarvi oggi è un dipinto molto significativo e, a giudizio di numerosi esperti, molto bello, di un pittore fiammingo, Hendrik Goltzius, nato intorno alla metà, poco dopo la metà del Cinquecento, per essere esatti, nel 1558, e poi vissuto fino all'inizio del 1600. Non visse moltissimo, ma insomma sufficientemente per avere una carriera notevole. E il dipinto è sintomatico di tutta la carriera, di tutta l'impostazione di questo grande maestro. Non è forse oggi così celebrato, così noto, ma l'esame del dipinto e di altre opere sue, nonché di altri aspetti della sua attività multiforme, perché Goltzius fu non soltanto un grande pittore, ma fu un incisore, disegnatore, eccelso in verità, considerato tale dai suoi contemporanei e rimasto sempre in questa fama colossale. Tuttavia per noi forse il nome non è così insigne. Cosa ha avuto di notevole? Due aspetti, che sono da un lato una dottrina artistica che però non è mera erudizione, ma è elaborazione culturale profonda, condivisa in molti aspetti della produzione culturale dell'Europa del primo Seicento, e dall'altro una qualità intrinseca davvero rimarchevole, sorprendente. Goltzius è un caso tipico di un artista che tra la fine del 1500 e l'inizio del 1600 ripropone un'esperienza che si era già verificata 100 anni prima, o anche oltre, quando alcuni grandi maestri del nord Europa, il più importante dei quali è Dürer, il celeberrimo artista tedesco, calarono in Italia, o per meglio dire intrattennero rapporti di mutuo scambio con la cultura italiana, creando quel cortocircuito intellettuale che ha poi reso grandissima e influentissima, se mi passate questo aggettivo, la cultura europea. Influentissima poi nei secoli successivi sul mondo americano, su quello orientale, con una serie di andate e ritorno su alcune somme tematiche di cui oggi noi siamo gli eredi. Ma per quanto riguarda Goltzius, di che cosa stiamo parlando veramente? L'opera di cui vi dico si conserva al Los Angeles County Museum. È firmata e datata 1603. È una delle prime opere pittoriche fondamentali di Goltzius, prodotta comunque quando già si trovava nella sua maturità, è nato nel 1558, vi ricordavo, e soprattutto è prodotta dopo un periodo di studio e approfondimento che Goltzius fece in Italia, quando, parecchi anni prima, nel 1591, era venuto in Italia a seguito di una serie di vicende sue, anche personali, che non è necessario qui ripercorrere, e aveva avuto l'occasione di alcuni mesi di approfondimento veramente rimarchevole su quello che è il patrimonio della classicità. Goltzius naturalmente viene dai Paesi Bassi e quindi non ha nel suo periodo formativo, come tutti gli artisti del nord Europa, non ha davanti a sé i modelli della classicità. E tuttavia ne ha l'eco e a un certo punto questa calamita lo attira nei luoghi dove veramente quel patrimonio che chiamiamo classico fu coltivato ed è presente. Goltzius va a Roma, entra in contatto con alcuni grandi artisti romani, artisti che sono anche studiosi, che sono anche indagatori di tante problematiche dell'arte, personalità oggi un po' dimenticate, ma che hanno marcato la storia dell'arte occidentale in un modo profondissimo. In particolare Goltzius entra in contatto con Gaspare Celio a Roma. Gaspare Celio è un gigante della cultura artistica,
pittore e disegnatore lui stesso, studiosissimo delle cose d'arte, scrittore, personaggio monumentale, che soltanto di recente è stato davvero recuperato. Lavora con lui, impara da lui, torna nelle Fiandre e porta con sé questa grande meditazione sul retaggio della cultura classica, del mito greco soprattutto, della trasposizione nell'arte moderna dei grandi miti della classicità. Questo apparentemente può sembrare un fatto minore, ma non è così. Qual è il senso profondo? Nella mitologia greca, gli intellettuali di quel tempo cercano le radici, voglio usare un termine che di solito non mi piace tanto usare, le radici del proprio essere, della propria cultura, dei propri orientamenti. Soprattutto in un altro cortocircuito sensazionale, che è quello in base a cui ciò che la classicità ci ha insegnato, attraverso i miti per l'appunto, ha come risultato l'anticlassicismo, cioè, mi spiego, la classicità nel luogo comune vuol dire equilibrio, serenità, quiete, olimpica, contemplazione e controllo vigile delle umane passioni e delle più profonde riflessioni che l'essere umano possa generare. Ma in realtà il mito antico contiene in sé tutti gli elementi che scardinano questa idilliaca concezione. Il mito antico in realtà, almeno nell'analisi dei grandi intellettuali di quel tempo, contiene in sé proprio quegli elementi di negazione del rispetto della tradizione che sembrerebbe essere alla base del concetto stesso di classicità. È un discorso forse un po' intricato, ma esaminiamo il quadro di Gorgias. Rappresenta uno dei miti antichi più celebrati e più praticati dai pittori italiani del secolo che lo precede, il Cinquecento. Per esempio da Tiziano Vecellio, il mito di Danae. Danae è la figlia di un re che ha ricevuto il re un vaticinio in base a cui se quella figlia concepirà un figlio, quel figlio sarà la sua fine, perché si rivolterà contro di lui, lo ucciderà, gli toglierà il regno. È una delle storie più classiche, potremmo dire, ecco qui usiamo il termine classico, chi detiene un potere genera proprio colui il quale quel potere annienterà, in una specie di macina eterna della storia fatta di stabilità e distruzione, di pacificazione e tradimenti. E allora il re chiude Danae in una torre inespugnabile, così che non potrà avere contatti con nessun uomo e quindi non potrà generare. Ma la volontà divina ha intenzioni diverse. Zeus, Giove, il padre degli dèi, ha stabilito quel destino e quindi sarà lui a fecondare Danae. Come? In un modo, diciamo, mitico, diviene una pioggia d'oro che penetra dalla sommità, che scende sulla terra, entra nella sommità della torre, che per forza un'apertura deve averla, altrimenti la Danae morirebbe soffocata, e questa pioggia d'oro è in realtà il divino spermatozoo che penetra la fanciulla, che genererà infatti un figlio che eseguirà ciò che il destino aveva previsto. Nella pittura italiana del Cinquecento l'episodio di Danae è molto praticato. Lei è una bellissima fanciulla, è nuda, è distesa sul letto naturalmente per ricevere la pioggia d'oro, e la pioggia d'oro poi nella mentalità di alcuni artisti particolarmente foschi e agitati da gravi passioni diviene il denaro. Il denaro corruttore, quindi Danae si configura come una prostituta, la quale è certamente convinta a concedersi dalla forza del denaro. E il mito diventa un terribile apologo
della, appunto, dell'attitudine corruttiva dell'essere umano in generale, della donna in particolare, secondo una certa ottica, costretta naturalmente a questo però dalla sopraffazione maschile. Una sorta di politically incorrect che il mito ci manifesta, ma la tesi di Goltzius e di tutti i grandi maestri, artisti, intellettuali, filosofi del suo tempo è proprio questa, e cioè il mito, che noi consideriamo il paradigma dei nostri comportamenti, della nostra introspezione, della nostra mente, è in realtà il paradigma di quella che noi poi teorizzeremo come il politically incorrect. Il mito, cioè, ci insegna, ci parla soltanto dei più abietti e perversi atteggiamenti dell'essere umano, specie nella sfera della sessualità. La rappresentazione di Goltzius è sbalorditiva. Prima di tutto, la qualità pittorica è qualcosa di inquietante. Raramente si era vista nella storia dell'arte occidentale una qualità della formulazione pittorica della tecnica dell'olio trasparente, morbidissimo, nitidissimo e nello stesso tempo, come dire, coperto da una sorta di mistero per cui l'occhio non ardisce di guardare, direbbe Dante Alighieri, di fronte a questa sorta di magia con cui la pittura si manifesta a noi. Magia che è intatta ancora oggi nella percezione dell'opera di Goltzius in generale, di questo quadro in particolare, fondamentale perché forse è il suo primissimo, si ricava questa strana sensazione per cui l'artista è un mago che vela e rivela qualche cosa che noi capiamo benissimo ma non vogliamo capire fino in fondo. La donna sta dormendo, è nuda, distesa. La pioggia d'oro in realtà viene rappresentata dal pittore come una vera e propria operazione di pagamento, di preparazione della prostituta. C'è la vecchia mezzana, una tipica figura che dà proprio la quintessenza della abiezione, di un'abiezione graditissima però a un certo tipo di contesto alto borghese, non solo, che si presenta con un cofanetto, vero, che contiene denaro, gioielli. C'è Mercurio dietro di lei, il messaggero degli dèi che punta il caduceo verso Giove, che è rappresentato col suo animale, diciamo, simbolico, l'aquila. La quale aquila manda gli strali di Giove che si trasformano nella pioggia d'oro. La fanciulla è inconsapevole, non sta aspettando di essere ingravidata, dorme. Quindi ciò che noi vediamo rappresentato potrebbe anche essere in verità la rappresentazione di un sogno. Il mito, cioè, non è verità, è dimensione onirica e quindi ancor più appartiene allo spazio del profondo. Per terra c'è un altro cofanetto sicuramente pieno di quelle monete d'oro che sono il pagamento di chissà quante precedenti prestazioni. Su quel cofanetto c'è il nome di Goltzius, c'è la sua firma, perché l'artista in realtà vuole comunicare un dato, oserei dire, molto significativo, e cioè che è l'opera d'arte, a prescindere da ciò che è rappresentato, l'oggetto del desiderio e di un desiderio che si paga a caro prezzo, perché quel tipo di comunicazione vale oro, vale tantissimo. E l'autore si chiama Goltzius. E l'opera d'arte è, da un lato, il suo significato, evidentissimo in questo quadro, ma nello stesso tempo è una forma di comunicazione in sé e per sé, a prescindere da ciò che l'opera ci racconta e ci dice, che ha un immenso valore per l'essere umano. Questo valore qual è? È la scoperta di qualche cosa che crediamo di sapere, in cui crediamo di credere e che in verità
non sappiamo bene e ciò che crediamo non è detto che sia proprio la pura verità. Questa complessa e misteriosa dimensione dell'arte fu sviluppata da Goltzius in una gamma di incisioni, dipinti, pochi nel corso della sua vita, ma tutti eccelsi, in cui ritorna continuamente questa analisi, come potremmo dire, perversa e profondissima insieme del mito antico. Un suo quadro celeberrimo, ad esempio, L'Adone Morto, del 1609, che si conserva al Rijksmuseum di Amsterdam, un'opera sbalorditiva che conferma l'esperienza dell'arte italiana, soprattutto dello studio del Mantegna, che certamente gli fu veicolato da Gaspare Cerio a Roma, e altre opere eccelse, il Mercurio del Museo Franz Hals di Haarlem, un'opera, è vero, del 1611, il Vertunno e Pomona del 1613, di nuovo ad Amsterdam, un altro mito potremmo definire perverso, e ancora il quadro, forse uno dei più grandi, la cosiddetta caduta dell'essere umano, Eva che tenta Adamo, e ancora una volta la rappresentazione pittoricamente sublime e di un genere peculiare, il nudo maschile e femminile, di nuovo porta una incredibile inquietudine che è mirabilmente esemplificata da quella figura del gatto, vero, che guarda verso di noi con quell'aria sorniona, perplessa, che non si sa bene se essere saggissima o demoniaca, che è uno forse dei vertici di tutta la storia della pittura occidentale. Quel gatto la dice lunga.